Presentazione astonishing, ok? MIT, potremmo dire, è un'azienda il cui obiettivo, il cui prodotto obiettivo è innovazione, 100%. Fate quello, siete bravissimi. Le aziende italiane, soprattutto nel nostro settore, hanno dimensioni medio-piccole. E spesso guardano l'innovazione come una cosa interessante, ma non raggiungibile, perché diciamo che nella daily list ci sono una serie di cose da fare che sono più pressanti, soprattutto in momenti come questo per l'Italia, in cui l'economia non è il massimo, eccetera, eccetera, per cui c'è rapporto con le banche, recupero crediti, rapporto con i fornitori, ci sono tutta una serie di cose che vengono prima dell'innovazione, per cui io vorrei semplicemente affondare la domanda nel cercare di capire come l'innovazione, che per voi è il prodotto e la fate benissimo, può diventare in termini di business utile e affascinante e nella lista delle prime cose che un'azienda potrebbe considerare. Ma innanzitutto, beh, io direi che la mia impressione, venendo da fuori, abbiamo anche base in Italia, ma comunque venendo da fuori, è che le aziende italiane facciano comunque moltissima innovazione, e soprattutto quelle che oggi stanno crescendo sui mercati esteri, sono proprio quelle che investono in innovazione. C'è un problema a volte di scala. Chiaramente che l'impresa più piccola può fare innovazione in modo diverso da un'impresa più grande, può farla meglio, più focalizzata, e per questo penso che la cosa importante sia anche quello che succede qua oggi, ossia anche associazioni come la vostra che permettono di fare rete tra le imprese o di fare rete con le università italiane. Noi stessi all'MIT lavoriamo con imprese in tutto il mondo, anche italiane, quindi questo diventa poi forse più una questione di metodo, cioè di come riuscire in alcuni casi a superare alcune barriere prodotte magari dalla scala facendo rete all'interno di un gruppo, all'interno di un'associazione o con università in vari posti del mondo. Io però a me sembra che non ci sia dubbio che da un lato molti di voi, moltissime imprese italiane fanno innovazione fondamentale, grandissima innovazione e che anzi quelle che fanno innovazione sono proprio quelle che vanno meglio. Sono quelle che crescono soprattutto sui mercati esteri col mondo che ormai è un unico mercato e che purtroppo se uno dovesse far funzionare, è vero che magari in periodi come questi diventa importante il recupero crediti o negoziare con le banche, ma un'impresa non cresce facendo recupero crediti e dopo un po' muore, anche se fa solo recupero crediti.